Di quello che è il Made in Italy, di quello che è la forza a livello di competitività. Infatti abbiamo un campione che direi che è una persona da imitare per la forza di volontà, per la sua vita personale e i risultati che ha nello sport. Ma molto importante del percorso, adesso siamo qui in Regina d'Italia, è che si vuole dare una possibilità concreta alle ragazze che sono oggi qui e comunque faranno delle performance, di fare un percorso artistico dove le aiuterà ad avere visibilità, le aiuteremo a crescere professionalmente e le ragazze che poi saranno più meritevoli e lavoreranno di più avranno accesso tramite docenti, tramite i nostri comunque ramificazioni commerciali a delle scuole di arte che possono aiutare per formarsi e presentarsi poi a fare casting a livello nazionale per altre aziende. Poi per il resto hanno già detto tutti quanti tutto, facciamo presentarsi un problema di me. No, non tutto, c'è ancora molto da dire, poi lo diremo, c'è un problema. Io ti faccio un plauso in questo senso. Abbiamo condotto diverse manifestazioni, sfilate di moda, cose di questo genere, e è abbastanza suggestivo sentire che in questo contesto ci sia un apprezzamento e una valorizzazione della cosa. Le ragazze seguono un percorso e fanno qualcosa di maturamente artistico, se mi permetti dire. Quindi il fatto che possano rappresentare sul palcoscenico un musical dopo aver fatto un percorso ad imparare veramente le cose è un modello che va seguito. Facciamone un applauso.
possono in qualche modo influenzare un percorso a gradimento, no? Perché comunque la bravura, la bellezza può essere sempre soggettiva. Noi vogliamo che chi voti sia il pubblico e in particolare, avendo la cuore d'Italia che rappresenta Made in Italy, le aziende molto rinomate, ovviamente le nostre regine andranno votate dal pubblico che sono in Italia. Quindi ricordatevi i numeri, ricordatevi il numero del televoto abbinato al numero delle partecipanti e vi auguro buona serata. Bene, dove sta la bellezza di questa cosa? Che quando voi deciderete il numero, noi vi abbiamo clonato tutte i numeri, vi freghiamo, vi raspiriamo tutto quello che c'è nel telefono. Questa sera era la serata fatta per le Ferrari, per tutte le ragazze che hanno voglia di mettersi in discussione, ma per una votazione diretta. Il nostro regolamento, i nostri controlli che sono molto molto... metteremo le facce, poi faremo un'altra premiazione proprio a tutela di quello che è l'organizzazione, e questo a dimostrare ancora di più quanto siamo precisi, quanto la rete può offrire per le ragazze e per il concorso. Vi ringrazio di essere stati qui con noi. Regina d'Italia.tv tra 3 giorni.